Sono nato il 28 gennaio del 1992 in una città chiamata Udine, che si trova, per chi non lo sa, in Friuli Venezia Giulia. Ho vissuto fin da subito in una piccola città del Friuli che si chiama appunto Codroipo, che è la città in cui vivo anche adesso, il cui anagramma, dovevo capire fin da subito che c'era qualcosa che non andava, è appunto una brutta parolaccia. Una bestemmia proprio. Indovinatela voi perché non posso scriverla. A scuola ero davvero molto bravo nelle materie scientifiche. Risultavo particolarmente eccellente in matematica. D'altro canto, nelle materie letterarie invece ero una vera sega. Infatti, basta pensare che non ho mai letto per intero un libro in vita mia, mi è sempre veramente fatto schifo leggere. Già alle elementari pensavo tantissimo al sesso, non so come mai, e infatti una volta, un bel giorno, ho deciso di scrivere insieme ad altri tre miei amici dell'epoca un biglietto alla più bella della classe delle elementari dell'epoca, in cui c'era una breve lettera in cui praticamente gli chiedevamo di fare sesso con lei in tre in uno stanzino e terminava appunto come di regola con la domanda sì no forse, in modo che lei ovviamente consenzientemente avrebbe potuto decidere. Quindi non, io non ci vedevo e non ci vedo tuttora niente di male. La maestra si accorge che stavamo facendo questa cosa, ci prende questa lettera e ovviamente ci fa saltare la ricreazione rimproverandoci e dicendoci che lo avrebbe detto ai nostri genitori. Mi ricordo ancora che era molto incazzata, penso perché forse lei non scopava, cioè non capivo perché, cioè non è che le avevo detto che la ammazzavo, volevo solo scoparla. E anche i miei amici, non le avremmo fatto male, poi poteva decidere lei. Quindi la maestra lo va a dire ai nostri genitori e ovviamente i nostri genitori si incazzano ancora di più della maestra. Diciamo che non è stata una bella giornata, ecco. Alle scuole medie ero davvero molto molto sfigato. Infatti iniziavano, diciamo, i primi brufoletti e mi ricordo benissimo che a ricreazione ero preso fortemente di mira dai bulli dell'epoca. I bulli è una moda, diciamo, che non è mai scomparsa, che mi accerchiavano e mi facevano passare la ricreazione tirandosi il mio cappellino l'un l'altro. Mi ricordo che il mio soprannome dell'epoca era Scatto Felino. Ai tempi delle medie avevo una morosetta, possiamo dire non la prima, diciamo la prima un po' seria, che magari ogni tanto mi vedevo anche fuori di scuola. Io ero alle medie e lei stava all'elementare, mi sembra tipo io ero in prima media, lei era in quinta elementare, le scuole erano adiacenti e quindi durante la ricreazione, che era quasi in contemporanea, ogni tanto le portavo dei bigliettini amorosi o d'amore, come volete chiamarli voi. I bulli, che ovviamente mi perseguitavano, mi guardavano da lontano e a quei tempi, alle medie, se uno portava dei biglietti a una ragazza era definito che ricchione. I 5 anni delle superiori, diciamo che non è che sono stati anni davvero bomber, ma tutt'altro proprio. Diciamo che non ero per niente bello, non che adesso lo sia, ma ai tempi ero proprio brutto, ero pieno di brufoli che mi ricordo che mi sanguinavano perché scoppiavano anche mentre ero in classe, così. Avevo l'apparecchio, tra l'altro quelli con gli elastici che mi ricordo che tiravo ai miei vicini di banco, e tra l'altro avevamo creato, diciamo, una sorta di clan, di gang, come si dice adesso, tra noi amici, eravamo denominati da tutti i più sfigati della scuola e del paese. Nonostante tutto, ogni qualvolta mi dirigessi verso la toilette, il bizzé, il bagno, come volete chiamarlo, mi accorgevo che qualcosa che era meglio degli altri c'era e ce l'avevo proprio tra le mie mani. Mi ricordo che mi accorgevo che era, diciamo, di un certo spessore anche mentre, diciamo, era privo di vita durante la fase dell'urinare.
Dopo le superiori ho fatto una scelta universitaria, visto che amavo i soldi e uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato quello di diventare ricco, comunque di possedere molto denaro, ho scelto di frequentare la facoltà di economia, in preciso banca e finanza. Nel mentre andavo all'università ho iniziato anche ad andare in palestra per migliorare le mie condizioni fisiche, che erano davvero pessime. In palestra mi sono impegnato così tanto che sono diventato un, tra virgolette, palestrato. Le ragazze quando mi guardavano si bagnavano e io avevo iniziato col mio corpo a lavorare come cubista nei locali o come stripman alle festicciole private. Il periodo dell'università quindi era un periodo in cui praticamente solo mangiavo e scopavo. Arriva un punto in cui in una fiera dell'erotica mi domandano se voglio intraprendere appunto una carriera pornografica, non proprio così, mi chiedono proprio di fare, diciamo, il mio primo video porno. Io ero un palestrato vanitoso ai tempi e quindi immediatamente, senza pensarci due secondi, con un pochetto di erezione ho risposto sì, molto convinto. Alla gente che aveva visionato il mio video ero piaciuto fin da subito, fino a che mi chiamò Rocco inaspettatamente e mi chiese appunto di andare a fare un provino da lui. Io ovviamente accettai sotto lo sguardo un po' invidioso di alcune persone, non proprio amici, ma gente anche del paese. E alla fine lui disse anche in TV, diciamo, che insomma me la cavavo. Dopo poco ho preso la mia strada e ho deciso di affiancare appunto quello che era il porno anche YouTube, le canzoni, varie canzoni che ho fatto e che continuerò a fare, e anche una forma d'arte che non ho ancora espresso totalmente, ma che diciamo continuo a portare avanti. A breve ne vedrete delle belle. Il tutto ovviamente non finisce qui. Se questo format del Draw My Life vi piace, voglio che arriviamo a 2000 like e vi porterò il prossimo Draw My Life. Quindi iniziate a schiacciare quel bottone del like come non ci fosse un domani. Buona sega a tutti, ciao!